le comunicazioni di massa, i giornali, le radio, le televisioni, sono ossessivamente occupate dalla politica, dai politici, da ciò che dicono. La politica occupa il centro, poi viene l'economia, poi viene la cronaca, la cultura sta sullo sfondo, è un di più. E io sogno una televisione, una radio, un giornale che non apra sempre la prima pagina con le parole dell'uomo di partito di turno, e che invece mette in prima pagina una scoperta scientifica, una osservazione culturale. Ecco, vorrei fare questo oggi. Io vorrei dirvi qualcosa su un'esperienza che facciamo tutti i giorni in quanto guardiamo e ascoltiamo la televisione. Il sottofondo musicale. Ogni TG, ogni servizio televisivo, ogni talk show, ogni prodotto della televisione ha annullato progressivamente il rumore del mondo. È fatto di parole nel vuoto e costantemente le parole si intrecciano su un sottofondo musicale che non si capisce che nesso abbia con ciò che si dice, con la realtà del mondo. Interviene continuamente questo flusso, questa musica che ha invaso anche la nostra vita, gli ascensori, i negozi, i supermercati. Noi non ascoltiamo più la voce del mondo, il rumore del mondo, il vento, il rumore della neve, parole e musica, musica incongrua, disordinata, che deve coprire con questo orrore del vuoto, come dicevano i latini, horror vacui, che deve coprire ogni vuoto di parola. Quindi la parola, le persone che parlano, è un flusso disorganico e osceno di musica, che viene non si sa da dove, senza mai parlare, vivere, sentire, avere esperienza in un contesto reale, vivo, attivo, fatto di macchine che si muovono, di parole lontane, di rumori naturali. Ecco, questo è un elemento da non sottovalutare, perché la comunicazione televisiva, visto che parlo di questo, è fatta di questo miscuglio. È importante ciò che si vede, è importante ciò che si vede, ciò che si sente. La scomparsa dei rumori del mondo è uno degli elementi che ha fatto della televisione, che poteva, che doveva, che potrà essere una finestra sul mondo, con i suoi suoni e rumori, una chiacchiera in uno studio, in un salotto, in un luogo appartato e alieno dall'esperienza di tutti.